やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報を。Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. In questa edizione speciale del ProTG parleremo del Nintendo Direct, di tutto quello che è stato annunciato durante i 50 minuti di trasmissione e se possiamo ritenerci soddisfatti o meno. Sia chiaro, lo so che molti di voi sono rimasti delusi e io in primis ho parecchio da dire al riguardo, ma secondo me quello di ieri è stato un Direct che vale la pena analizzare perché ha messo in evidenza tutti i pregi e i difetti della Nintendo degli ultimi anni. Prima di iniziare, se questo genere di video vi piace, sapete cosa fare. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, anche perché siamo a un passo dai 15.000 iscritti. Poi se volete potete seguirmi su tutti gli altri social, oppure se proprio volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i memini in HD imperdibili. Partiamo proprio dal sondaggione di oggi, perché la dice lunga su quanto abbia lasciato interdetti il Direct di ieri. Il 57% di voi è rimasto deluso e leggendo i commenti è chiaro come ci si aspettasse ben altro dai 50 minuti di presentazione. In linea di massima sono d'accordo con voi, però devo dire una cosa. I titoli non sono mancati, la mia è più una critica a livello comunicativo. Di questo Direct non mi ha convinto più la forma che il contenuto in sé per sé. Per spiegarmi meglio è necessario fare un piccolo recap di tutti gli annunci degni di nota. Il Direct si è aperto a bomba con il nuovo personaggio di Smash. Penso una delle presentazioni più simpatiche di sempre e un ottimo modo per iniziare l'evento. Certo, non si tratta di Crash e Pyra e Mytra sono decisamente fuori tempo massimo per essere aggiunte al roster di Smash e arrivano in un periodo storico dove l'attenzione verso Xenoblade Chronicles 2 è definitivamente svanita. Sono sicuro che ci sarà una buona fetta di appassionati che avrà gioito per il loro reveal e a questo punto sono curioso di vedere come sarà implementata la peculiarità del doppio gameplay, sperando che si tratti di un elemento distintivo di peso che sappia diversificare il lottatore da tutti gli altri spadaccini. Perché se da una parte ci sta a lamentarsi dei troppi personaggi di Fire Emblem, dall'altra si spera sempre che si tratti di aggiunte significative, piuttosto che di copia e incolla. Fall Guys probabilmente è uno di quegli annunci dal forte impatto, se solo ci trovassimo nell'agosto del 2020. Sì, perché la popolarità del gioco si è spenta mesi fa e il fenomeno del momento è stato soppiantato da altri titoli del calibro di Among Us. L'uscita in estate potrebbe essere un'ottima scelta per rivitalizzare un party battle royale del genere. C'è solo da vedere quanti ancora avranno voglia di giocare a Fall Guys su Switch fra 6 mesi, considerando anche che non sarà gratuito come è accaduto col Plus nei mesi del suo lancio originale. Ora, nel video delle prediction avevo ipotizzato che si sarebbe trattato di un Direct pensato per un pubblico occidentale, ma in realtà molti dei giochi presentati vanno incontro ai gusti standard del giocatore giapponese. Uno di questi è il porting di Legend of Mana, che mi ha colto di sorpresa. Continua la voglia di Square Enix di far riscoprire una delle sue serie più interessanti e allo stesso tempo sconosciute. Per la prima volta arriva da noi in Europa il quinto capitolo della serie Mana, uscito originariamente tra il 99 e il 2000 su PlayStation 1. Un'operazione graditissima, ma ovviamente che si rifà a un pubblico di nicchia. Però io la inserisco tra gli annunci che mi hanno emozionato. Volete mettere il poter giocare anche il minigame apparso su Pocket Station? In seguito Nintendo si è finalmente sbottonata e ha presentato il primo e sostanzialmente unico titolo first party, Mario Golf Super Rush. Ok, molti volevano il ritorno di Strikers, ma anche Mario Golf è una serie che fa molto piacere vedere riesumata dal dimenticatoio. Da quel che si è visto poi, un po' come è successo per Mario Tennis Aces, sembra ci sia la volontà di proporre un titolo completo a 360 gradi che sappia soddisfare sia in single player, riprendendo gli elementi da JRPG che caratterizzavano gli episodi precedenti, sia in multiplayer. Ma proprio come il suo corrispettivo nel tennis, è fondamentale che Nintendo gestisca al meglio questa operazione, con un supporto continuo che consenta il proliferare di una community massiccia e duratura. Al giorno d'oggi, purtroppo, non basta una buona idea di gameplay per creare un'esperienza videoludica completa. La palla, insomma,
passa nelle mani di Nintendo. È stato poi il turno di Travis Touchdown e di No More Heroes 3, di cui finalmente abbiamo una data. Peccato che sia veramente in là, prevista per agosto 2021. Mi aspettavo qualcosa di più imminente, considerando che il gioco era previsto inizialmente per fine 2020. Se non altro, nelle rapide immagini si continua a intravedere tutta la geniale anarchia del game designer Goichi Suda, e sono sicuro che No More Heroes 3 saprà scioccare anche chi conosce bene la serie. Poi c'è stata la parte centrale che, come mi avete fatto notare durante la live, è sembrata un po' un partner showcase infilato a forza nel mezzo del Direct. E purtroppo lo stesso schema si è ripetuto anche più avanti nella presentazione. Però va fatta notare una cosa: seppure nessuno dei titoli presentati possa far gridare al miracolo, abbiamo finalmente la conferma che EA ha iniziato a spingere anche su Switch, e quel Plant vs Zombie sdogana ufficialmente l'arrivo del Frostbite Engine su Switch. Che sia finalmente giunto il momento di vedere gli sportivi EA al pari delle versioni PS4 e Xbox One? Che poi ormai sono old gen, ma insomma, sempre meglio di niente. E a proposito di old gen, veramente pensavate che con la fine dei giochi Wii U sarebbe terminata anche la stagione dei porting? Poveri illusi. Il trattamento di rimessa al lucido spetta questa volta a Miitopia, JRPG uscito da noi nel 2017 su 3DS. Allora, non mi sono mai avvicinato a questo gioco, partendo forse un po' prevenuto, ma dall'entusiasmo che avete dimostrato in chat mi sono reso conto che si tratta di un titolo con una folta schiera di appassionati e quindi sono parecchio curioso di dargli una chance. Come al solito si tratta di un porting con qualche aggiunta, che non altera in modo drastico l'esperienza originale, ma che non impedirà a Nintendo di venderlo come un gioco del tutto nuovo. L'appuntamento è per il 21 maggio 2021. C'è chi si aspettava di vedere Galaxy 2, chi addirittura Galaxy 3, e chi invece era convinto che ci sarebbe stato il reveal di un nuovo Super Mario in due dimensioni. Purtroppo non c'è stato nulla di tutto questo, ma la serie di Mario ha ricevuto comunque un annuncio dedicato. L'aggiornamento di Animal Crossing sembra una figata pazzesca. Lo dico senza mezzi termini: se tutti gli update fossero così ispirati, probabilmente non avrei mai abbandonato New Horizons, e il 25 febbraio avrò di sicuro un motivo per riprendere in mano il Life Sim di Nintendo. Sono queste le operazioni che nella loro semplicità permettono a un gioco di continuare ad attirare l'attenzione del pubblico e quindi vendere. Quindi ben fatto a Nintendo e complimenti a New Horizons per essere il gioco più diffuso su Nintendo Switch. Ora passiamo a quella che personalmente è la vera bomba del Direct: Project Triangle Strategy, il nuovo JRPG ad opera di Square Enix. Mamma mia, quanto mi ha colpito questo gioco! Si tratta di una sorta di seguito spirituale di Octopath Traveler, con cui condivide lo stile grafico in HD 2D, dicitura che è diventata il raccoglitore di questi esperimenti moderni in salsa retro. Se Octopath si ispirava palesemente all'epoca d'oro dei JRPG in 16-bit, Project Triangle promette di essere una rivisitazione dei JRPG tattici in stile Tactics Ogre e Final Fantasy Tactics. E come avete fatto notare voi in chat, sembra il prodotto di un'ipotetica fusione tra Octopath e Fire Emblem Three Houses. Aspettative altissime per un progetto ancora in fase embrionale che non arriverà prima del 2022. Si può già provare la demo e, come con Octopath, il feedback degli utenti verrà utilizzato per migliorare il più possibile il titolo in fase di sviluppo. E poi c'è stato il gran finale, o meglio, quasi. Poco prima della chiusura è stato il turno di The Legend of Zelda e ancora una volta il buon Eiji Onuma ci ha trollato di brutto. Niente Breath of the Wild 2, di cui però ci arriveranno notizie entro la fine dell'anno, ma finalmente è stata ufficializzata la remaster di Skyward Sword, che grazie a Dio permetterà di disattivare i motion control, ora ottimizzati per i Joy-Con separati, in favore di uno stile di controllo ben più classico. Giusto così, era ora, e finalmente potremo giocare uno dei capitoli più controversi tra gli Zelda in 3D senza dover dipendere per forza dal sistema di movimento. Non è tutto quello che mi aspetto per il 35esimo anniversario di Zelda, ma prima di parlarne vediamo cosa è stato lasciato per il gran finale. Splatoon 3 uscirà nel 2022, un annuncio che ha colto tutti di sorpresa. Nintendo sembra credere tantissimo in questa serie, che su Switch ha effettivamente registrato degli ottimi dati di vendita. Però, diciamocelo chiaramente, era veramente questo il momento giusto per presentare Splatoon 3? Abbiamo un titolo ancora in alto mare, previsto per un generico 2022, di cui abbiamo visto pochissimo, troppo poco per emozionarci veramente. Soprattutto su una console come la Switch, che è incapace di gestire online, avevamo veramente bisogno di un nuovo Splatoon?
A mio avviso avrebbe avuto molto più impatto ripensare interamente la struttura di gioco partendo da una base differente, ovvero l'ipotetico successore di Switch, che si spera sia una console in grado di fornire un'esperienza adeguata per i giochi in multiplayer online. Così l'impatto non può che essere mitigato e più che a uno Splatoon 3 penso a uno Splatoon 2.5. Ma soprattutto non si può decidere di mettere in secondo piano un brand come quello di Zelda in favore di Splatoon, è una scelta sbagliatissima. Nintendo sapeva perfettamente l'hype che si era creato intorno a questo evento, lo hanno detto anche in apertura, sapevano quanto i giocatori di tutto il mondo avessero atteso spasmodicamente un nuovo Direct. Dopo 500 e passa giorni d'attesa, un hype mostruoso e a due passi dal 35esimo anniversario di Zelda, veramente Nintendo ha deciso di far passare in sordina una delle sue serie più importanti in favore di Splatoon? Se Skyward Sword è il penultimo titolo, io, appassionato Nintendo, in chiusura come minimo pretendo Bayonetta 3 o Metroid Prime 4. La posta in gioco era troppo alta e Nintendo ha tirato su uno show troppo trattenuto. Non si può parlare di delusione assoluta, ma porca miseria, questo doveva essere un Direct ottimo e non solo di passaggio. Non che il 2021 di Nintendo sia finito, intendiamoci. C'è ancora tantissimo da svelare, probabilmente molti annunci sono stati tenuti per Direct dedicati, come quello di Pokémon e Zelda, e per la conferenza E3, senza poi dimenticare che l'effetto pandemia starà ancora condizionando i piani di molti studi. Dispiace però tantissimo che un ritorno così atteso si sia perso in una presentazione non all'altezza delle aspettative. E non parlo di desideri irrealizzabili come la Switch Pro, o nuove informazioni di Metroid Prime 4, o delle altre chimere degli appassionati Nintendo, ma è ovvio che si sarebbe potuto fare di più, e questo Direct è un'occasione sprecata. Non resta che tenere le dita incrociate per un eventuale Zelda Direct. E ricordiamoci che nelle prossime settimane usciranno molti titoli interessanti, e nulla vieta di ritrovarci di fronte a degli Shadow Drop improvvisi. Se non altro, poracci, i Direct sono tornati, e speriamo di non dover più attendere un anno e mezzo per tornare a sperare, emozionarci e arrabbiarci di fronte a un evento Nintendo. Prima di salutarci, più che la solita tiritera su quello che potete fare, ci tenevo a ringraziarvi di cuore per il supporto che mi state dando in questi giorni. Ieri in live eravamo quasi 800 persone e penso che non riuscirò mai a comunicarvi quanto questo può essere emozionante per me. Nel 2017 ho seguito in live il mio primo Direct qui su YouTube e l'unico spettatore era il mio coinquilino sul divano qua dietro. Non avrei mai pensato di riuscire a creare una community così gigantesca. Sul serio, per me un risultato del genere è un sogno. E la vostra presenza, ogni vostro commento, ogni vostro like è il supporto più grande che posso ricevere sotto ogni mio sforzo. Quindi grazie di cuore e ci vediamo nel prossimo video. Io sono il Poro Direct, Michele Splatoon dopo Zelda non si può vedere, ciao! No! Sì!